Ciao a tutti e benvenuti alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 18 al 24 di luglio. In questa settimana il Sole e Mercurio passano nel segno del Leone, quindi per i segni di fuoco tenere la lingua al guinzaglio sarà veramente difficile. In compenso, il pianeta dell'amore, Venere, entra nel romanticissimo segno del Cancro, quindi per i segni d'acqua si avrà proprio tantissima voglia di baci e coccole. In dodicesima posizione troviamo subito l'Acquario. L'amore ti abbandona e tu quasi quasi non ti dispiaci nemmeno. L'essere insopportabile avrà i suoi pregi, come ad esempio il fatto di non essere assolutamente considerato nemmeno per il torneo di scala 40 sotto l'ombrellone appena dopo pranzo. La tua rinomata indipendenza in questa settimana diventerà addirittura a socialità spinta. Undicesimo posto per la Bilancia. Prima di farti prendere da qualsiasi paranoia, cara Bilancia, promettimi assolutamente di considerare qualsiasi giudizio attraverso prove scientifiche, fatti e soprattutto dichiarazioni dei presenti. Qualsiasi azione questa settimana richiede da una spinta coraggiosa, io ti consiglio di rimandarla, praticamente come la gara di tuffi quando c'è intorno un raduno di meduse. Decimo posto per i Gemelli. Anche il cuoricino sovraffollato di un Gemelli può ogni tanto dover far posto alla malinconia, come al vicino di ombrellone che ha deciso di venire proprio nella vostra ombra per riposarsi un po'. In compenso, tutto il tempo che non passerai ad intrattenere i tuoi amici come fossi un animatore turistico, lo dedicherai ad allenare il tuo cervello meglio dei tricipiti del bagnino. Nono posto per l'Ariete. Chiunque osi proporti un appuntamento a due, fosse anche il tuo psicanalista oppure il medico di base, tu rifiuti categoricamente. Non hai nessuna intenzione di aprire il tuo cuoricino, praticamente come fosse la cassaforte dell'albergo. Combinazione segreta e triplo lucchetto. All'ottavo posto troviamo il Capricorno. Niente Capricorno, da oggi sarai uno stronzetto e non avrai nemmeno alcun senso di colpa. Quanto ti piace fare il bullo anche con il carrello della spesa superando sulla destra nelle corsie e prendendo tutti i biscotti dal cioccolato anche solo per il gusto di toglierli agli altri. Va così, con Marte a favore e Venere in sciopero. Settimo posto per lo Scorpione. Ti senti così praticamente come le ciabatte abbandonate sul bagnasciuga quando vai a fare il bagno. Proprio tu che in questa settimana avresti solo voglia di coccole nonostante i 120 gradi percepiti all'ombra. Insomma, sei incontentabile e le lamentele saranno il tuo forte non soltanto sulla condizione meteorologica. Al sesto posto c'è il Sagittario. Per fortuna Venere si è tolta di torno e ti ha lasciato un libero accesso all'amore. Un po' come chi in pausa pranzo lascia l'ombrello in prima fila e tu conquisti una visuale da pascià. Ci sono dei baci da recuperare in effetti, ma sono sicura che con il tuo charme da presentatore del Festival Bar non avrai alcun problema. Quinto posto per il Leone. Il Sole e Mercurio sono nel tuo segno zodiacale, ma Marte ti rende nervoso e pronto ad arrabbiarti anche con chi ti sta guardando, ma assolutamente per sbaglio. In compenso sei il miglior collega per il rush finale di lavoro pre-vacanze estive. Persino Draghi vorrebbe assumerti come suo manager per gestire i capricci dei ministri. Al quarto posto troviamo la Vergine. Adesso sì che si ragiona, Verginona, per fortuna. Inizia quel periodo dell'anno in cui sarai l'indiscussa protagonista di tutta la spiaggia, del bagnasciuga, dei pettegolezzi da bar nell'ora dell'aperitivo e persino della camera da letto. Sarai assolutamente imbattibile e almeno per una volta anche senza alcuna ansia da prestazione intellettuale. Al terzo posto troviamo i Pesci. Avrai da oggi finalmente voglia di scartare la tua dolce metà con lo stesso desiderio e con le stesse aspettative di quando scarti il cartoccio delle linguine allo scoglio. Non te ne frega proprio niente di sporcarti, tu vuoi godere tutto l'amore che c'è. Al secondo posto troviamo il Toro. Te l'ho già detto che sarà la tua estate questa, vero caro Toro? Nel dubbio però te lo ribadisco, un po' come le raccomandazioni della mamma quando si parte per una vacanza con gli amici. È inutile che perdi tempo in ufficio perché tu sei un tipo da surf e il pochissimo lavoro intellettuale al quale il tuo cervello sarà disposto sarà tutto rivolto alle conquiste sentimentali. E al primo posto questa settimana c'è il Cancro. Con Venere che entra nel tuo segno zodiacale e anche Marte a favore, direi che il cancretto timidino timidino viene spedito su di un volo intercontinentale destinazione molto ma molto lontana. Tu ti senti audace in tutti gli ambiti della vita e non hai nessuna intenzione di avere mezze misure. Dormirai soltanto le ore necessarie per sopravvivere, perché il tuo obiettivo primario è fare festa. Alla prossima settimana, ciao!